Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello VIP, è successo di tutto. Antonino è finito al centro di molte discussioni notturne. Da quella con Joelle che l'ha accusato di non essersi esposto per difenderla in diretta a un'altra con Edoardo sulle nomination della serata. Il bel spin albese, poi, è stato avvicinato da Antonella, che per molte ore l'ha stuzzicato dicendosi certa che tra loro ci sarebbe un reciproco interesse. L'ex di Belen non si è esposto, quindi non ha né confermato né smentito la versione di Fiordelisi. Antonino è sicuramente il concorrente più corteggiato della settima edizione del Grande Fratello VIP. Un filmato che è stato mandato in onda il 13 ottobre, ha messo in evidenza l'attrazione fisica che la maggior parte delle donne del cast ha nei confronti di Spinalbese. Se i primi giorni sembrava stesse nascendo qualcosa tra l'ex di Belen e Ginevra. La squalifica di quest'ultima ha rimescolato le carte e ha favorito l'avvicinamento di Jaele al bel vippone. I due si stuzzicano da oltre una settimana e l'influencer ha ammesso che se non fosse sposata tra lei e il parrucchiere ci sarebbe stato un flirt al 100%. Il genovese continua a non sbilanciarsi e si gode lo spettacolo dall'esterno, come quando durante l'ottava puntata Ginevra e Jaele hanno bisticciato a distanza su chi delle due avrebbe fatto colpo sul compagno d'avventura. Stando a quello che è accaduto la notte scorsa nella casa del Grande Fratello VIP. Il modo di dire tra i due litiganti il terzo gode sembra calzare a pennello. Se Joelle ha protestato anche con Antonino per averla fatta passare per una poco di buono che si intromette in una conoscenza e Ginevra è stata messa all'angolo dai fan che hanno sottolineato che non sarebbe in crisi col fidanzato perché poche ore prima era a casa sua. Una terza vippona si è fatta strada a suon di provocazioni e ammiccamenti. Come raccontano i siti di gossip in queste ore, alla fine dell'ottava puntata delle reality Antonella ha preso da parte Spinalbese e gli ha confessato di essere interessata a lui. «Mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo», ha detto Fiordelisi al silenzioso compagno d'avventura. Edoardo ha cercato di interrompere la conversazione portando la 24enne in una zona della casa dove potevano scambiarsi qualche tenerezza. Ma lei si è allontanata dopo pochi minuti ed è tornata da Antonino. Visto che Antonino non le rispondeva in nessun modo sulla dichiarazione di interesse che gli aveva appena fatto. Antonella continua a stuzzicarlo dicendogli, «Anch'io penso di essere il tuo prototipo, ma non lo ammetti. Io lo dico che mi piaci, e secondo me è anche al contrario. Forse tra un mesetto me lo dirai». Ha aggiunto Fiordelisi la notte scorsa tra le mura di Cinecittà. Non contenta di aver provocato Spinalbese a lungo, la bella influencer ha detto anche, «Ti voglio dare del tempo. Io sono una che dice tutto e subito, tu no. Sai che penso, però, che ti piaccio anch'io da sempre». La ragazza è convinta che l'ex di Belen Rodriguez sia attratto da lei ma fatichi ad ammetterlo per una questione di carattere. Il corteggiatissimo Antonino è rimasto sul vago sostenendo che nella casa ci sono tantissime belle donne. Compresa Antonella, ma non si è sbilanciato su quale potrebbe avvicinarsi al suo ideale. Il ligure, inoltre, non sa che Ginevra potrebbe aver mentito dicendo di essere in crisi col fidanzato, i fan hanno dimostrato che nel pomeriggio del 13 ottobre l'ereditiera era a casa del compagno Edoardo.